Era chiusa da anni in attesa dei lavori di recupero, ma le immagini della scuola devastata dai vandali hanno fatto il giro dei social. L'amministrazione comunale di Trani è corsa ai ripari, avviando i lavori di bonifica della scuola Papa Giovanni XXIII nella zona nord della città. Queste foto sono senz'altro dure da digerire, frutto evidentemente di un'opera di vandalizzazione che va avanti da tempo. Noi stavamo già intervenendo sia per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'immobile, sia per quanto riguarda il suo futuro, perché è in atto uno studio preliminare rispetto a tante componenti tecniche dell'immobile, non solo quindi la vulnerabilità sismica, e al termine di questo studio, di queste valutazioni tecniche, noi sicuramente saremo in grado di poter prendere una strada piuttosto che un'altra, cioè decidere di ricostruire da zero la scuola dopo appunto un suo abbattimento, oppure intervenire con un'opera di ripristino della struttura stessa e renderla ovviamente funzionale rispetto all'uso per la quale è stata concepita, cioè quella della scuola. Quindi sono in atto queste attività e contiamo al più presto di poter trovare una soluzione migliore per tutti.